Uomini della DIA di Napoli, polizia e carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare contro 12 persone accusate di far parte del clan di Camorra Fabrocino, che opera nei comuni intorno a Nola e San Giuseppe Vesuviano nel napoletano. I reati ipotizzati sono associazione di tipo mafioso, trasferimento fraudolento di beni, estorsione e illecita concorrenza con minaccia o violenza, con l'aggravante del metodo mafioso. In corso i sequestri dei beni per un valore di oltre 5 milioni di euro. Questa mattina alla conferenza in procura abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il procuratore Colangelo. La questione della camorra violenta che opera con criteri e con metodi manifesti, la camorra imprenditrice che opera in maniera più sottile e insidiosa, inserendosi nel tessuto produttivo della società e condizionandolo perché impone prezzi e qualità dei prodotti. Nel 2007 una società del Fabrocino che forniva cemento venne sottoposta a sequestro preventivo per le modalità analoghe a quelle oggi contestate. Oggi ci troviamo con altra società che per guarda caso aveva sede nello stesso stabile, nello stesso immobile, ma il modus operandi è rimasto assolutamente immutato e purtroppo lo abbiamo visto replicare. Speriamo che questo non si ripeta ulteriormente, ma ciò dipende anche dalla sensibilità dei cittadini che dovrebbero, laddove si verifichino situazioni analoghe, denunciare queste situazioni e consentirci di intervenire per tempo.